Bene, allora, ben trovati. Questo è il primo appuntamento, il primo di una serie di appuntamenti che organizziamo come ACLI Toscane e insieme a CESVOT, che è il Centro Servizi del Volontariato Toscano. E questi incontri hanno un po' l'ambizione di provare a buttare lì degli spunti di riflessione su alcune tematiche socio-economiche che ci toccano da vicino. Dunque, l'argomento di oggi è appunto l'emersione dei lavoratori domestici e agricoli. Ci aiuta nella riflessione, nel dialogo Paolo Ricotti, che è il presidente nazionale di Patronato ACLI, che peraltro saluto e ringrazio di essere presente con noi oggi. E vi dico brevemente come è strutturato l'incontro. Non prima di avervi ricordato che la chat è aperta e che quindi la potete usare per domande, richieste di intervento e che magari recuperiamo mentre parliamo e ci disperdiamo un po' di spazio all'ultimo per riflettere anche su questi spunti che possono arrivare da voi. Dicevo, l'organizzazione, questo è un ciclo di incontri, ci sarà un incontro al mese di venerdì pomeriggio. Il prossimo, se diciamo ci confermano la presenza dei relatori, sarà sull'assegno unico, sarà il 19 di novembre. E questi incontri avranno una brevissima parte tecnica, dove in realtà andiamo a dare solo dei dati, delle pennellate che poi ci servono poi, diciamo, nel dibattito e nelle riflessioni, e poi una vera e propria fase di riflessione, e alla fine proveremo a buttare giù anche qualche idea di attività associative che sul tema potrebbero essere promosse dalle varie associazioni. Quindi io non indugerei oltre, così lasciamo spazio al dialogo con Paolo. E oggi sono un po' nella doppia veste, nel senso che per motivi professionali sarò io che inquadro questa tematica. Dunque, io, diciamo, al mio assistente, ecco, chiederei di girare le slide. Ecco, questo è il primo dato. Dunque, è un'emersione che in realtà mediaticamente ci ricordavamo un po', anche tutti ci ricordiamo un po' anche una conferenza stampa un po' piena di pathos e anche insomma titoli di giornale, insomma, comunicazione, dove in realtà sembrava che questa misura, cioè l'emersione, sostanzialmente cos'è l'emersione? Cioè una serie di persone che sono irregolarmente insomma, sul territorio italiano e che quindi altrettanto irregolarmente lavorano, quindi che si trovano anche in una situazione molto più fragile rispetto a magari al lavoratore che invece è cioè in un sistema di lavoro regolare e quindi ha tutta una serie di tutele. Diciamo, nella traduzione in pratica di questo fenomeno, in realtà vediamo che il lavoro domestico, che era stato messo lì quasi alla fine, quasi come se fosse una questione anche residuale, in realtà poi ha preso assolutamente il sopravvento. Quindi su oltre 207.000 domande presentate, l'85% invece hanno riguardato il lavoro domestico e solo il 15% tutta la parte, diciamo, residuale, che invece doveva essere più il target di questo provvedimento. In Toscana siamo più o meno in linea, anzi, non essendo peraltro una regione a chiara vocazione agricola, le domande in realtà sono state ancora di più sul lavoro domestico, quindi questi sono dati del Ministero, l'89% di lavoro domestico e solo l'11% di altre tipologie di lavoro. E questo tranne in alcune province, perché ad esempio le province di Grosseto, Siena, Arezzo e Pistoia invece sono quelle province che hanno avuto un più alto numero in realtà
di pratiche che riguardano il, diciamo, non il lavoro domestico. Diciamo, il dato nazionale ecco, questo è lo stato attuale. Allo stato attuale vi do una data. Le domande di emersione dovevano sostanzialmente essere presentate entro l'agosto del 2020. Quindi siamo, diciamo, col 2022 che ci guarda da vicino e ancora dobbiamo evadere il 71% delle pratiche. Quindi un fortissimo ritardo e un ovviamente questo, noi parliamo di pratiche, ma in realtà si tratta di donne e di uomini che, come vediamo poi successivamente, si trovano in una situazione abbastanza difficile. Il dato della Toscana è assolutamente in linea, quindi ci sono ancora il 71% delle pratiche da evadere, a fronte appunto di 13.000 domande presentate. Ovviamente questo è un dato medio, perché ci sono ad esempio le prefetture di Massa e di Grosseto che sono, diciamo, le migliori a livello regionale, perché hanno già fissato l'82% per quanto riguarda Massa e il 70% per quanto riguarda Grosseto di appuntamenti, diciamo, hanno già fissato gli appuntamenti per chiudere questo procedimento amministrativo. I motivi del ritardo, perché a questo punto ci troviamo a quasi 2 anni, tra un po', e quindi come mai questa cosa ha avuto questo ritardo. Il primo problema è che, diciamo, non sono riusciti ad assegnare il personale aggiuntivo, cioè la prefettura quel carico di lavoro lì con l'organico ordinario non riusciva a evaderlo. Quindi è cominciato tutto una discussione col ministero perché si potessero assumere delle persone a tempo determinato che aiutassero questa cosa. Apro una parentesi: nel momento più duro del lockdown sono stati prorogati tutti i documenti d'identità, compresi i permessi di soggiorno. Quindi al momento della riapertura degli uffici le prefetture hanno dovuto fissare gli appuntamenti anche per tutti i rinnovi del permesso di soggiorno, che si sono andati a sommare anche alle pratiche di emersione. Il motivo, diciamo, principe è la procedura, cioè una procedura lunga, farraginosa, coinvolge più enti, ministero, prefetture, INPS, ispettorato del lavoro, e tutto questo genera una serie di circolari, esplicative, note, FAQ. Sostanzialmente si ha la sensazione di essere su una macchina con una strada, con un cantiere che costruisce mano a mano la strada che uno deve percorrere. La sensazione dell'operatore è questa qui, cioè di stare su una strada che piano piano viene costruita man mano che si va. Ovviamente il Covid ha inciso negativamente, perché ovviamente prima col lockdown, poi con l'impossibilità di affollare ovviamente le sale d'aspetto, e quindi sono stati fissati pochissimi appuntamenti. Vi do un dato: la prefettura di Milano, che penso sia la prefettura col più alto numero di pratiche, se non vado errata 26.000 pratiche, la prefettura di Milano sta andando al ritmo di 5 appuntamenti il giorno. Quindi se fate, diciamo, 26.000 diviso 5, vi viene una proiezione del tempo che, se si continua così, sarà necessario per chiudere queste pratiche. Tutto questo ovviamente ha portato a cominciare a tirar fuori le pratiche dai cassetti a gennaio 2021, da agosto 2020. Quindi cosa succede in tutto questo? Quali sono, diciamo, le prime ricadute? Prima di tutto sui lavoratori, cioè i lavoratori si trovano in un limbo, no? Direbbe Dante, tra coloro che sono sospesi. Il problema più grosso è quello sul sistema sanitario nazionale. È stato necessario che il Ministero scrivesse alle prefetture e le prefetture riscrivessero a tutte le aziende sanitarie, ribadendo che queste persone hanno pieno diritto all'assistenza sanitaria, perché in alcuni casi non era possibile o non si riusciva o era estremamente difficoltoso l'iscrizione di queste persone al Servizio Sanitario Nazionale. Perché?
perché hanno un codice provvisorio che è differente dal codice definitivo. Il nostro codice fiscale è alfanumerico, il loro è un codice numerico. Quindi banalmente le piattaforme che sono state messe in piedi per ad esempio raccogliere le prenotazioni per le vaccinazioni o per il tampone, cioè alcune erano uscite con ovviamente con i tecnici che avevano inserito nel campo del codice fiscale solamente il codice alfanumerico, quindi lavoratrici e lavoratori si trovavano nell'impossibilità, ad esempio, di fissare banalmente il vaccino oppure anche un tampone. Quindi questo è stato, ovviamente, vi potete immaginare in pandemia, questo problema, diciamo, si è amplificato ancora di più. In alcuni casi le banche, le poste si sono rifiutate di aprire un conto corrente, questi lavoratori non hanno potuto beneficiare dei ristori previsti per l'emergenza Covid, in alcuni casi è stata negata l'iscrizione dei figli alla mensa scolastica, apro ma chiudo immediatamente tutta la procedura del subentro del nuovo datore di lavoro su cui sono uscite penso 3-4 circolari differenti e che è partito in un modo poi rettificato, ma anche questo oggettivamente ha creato una notevole confusione. Questo diciamo è dal lato dei lavoratori. Dal lato dei datori di lavoro ci si trova sostanzialmente in questa situazione. Prima di tutto i costi della procedura. I costi della procedura sono costi alti, nel senso che 500 euro, un F24 a 500 euro è stato diciamo pagato al momento della presentazione della domanda. Poi, diciamo, le procedure, questo soprattutto nel rapporto di lavoro domestico, che ovviamente abbiamo preso un po' più da paragone perché è quello che poi di fatto ha fatto da padrone su questa procedura. Il datore di lavoro cosa poteva fare? Poteva dire che si impegnava ad assumere in un futuro la lavoratrice oppure che già aveva la lavoratrice da 2, 3, 4, 5 mesi, un anno alle sue dipendenze. Nel momento in cui sostanzialmente si autodenunciava, doveva poi, ovviamente questo l'abbiamo saputo dopo, pagare 156 euro per ogni mese dalla data dichiarata di inizio del rapporto di lavoro fino alla data di emersione. Da lì poi partono i contributi ordinari, quelli che pagano i datori di lavoro domestico. La procedura non è ancora chiusa. Quindi chi è in questa situazione potrebbe tranquillamente essere convocato dalla prefettura e vedersi chiudere negativamente la domanda. La difficoltà ovviamente nella variazione del contratto, perché per accedere a questa domanda il contratto doveva avere delle caratteristiche base, sotto cui non si può andare. Il rapporto di lavoro domestico è un rapporto di lavoro estremamente mutevole. Ora la corte mi serve per 20 ore, magari tra 3 mesi mi serve per 5. Quindi devo essere nelle possibilità di poterlo variare. Non tutte le variazioni possono essere fatte, non possono essere fatte quelle variazioni che porterebbero fuori parametro il contratto di lavoro. Stessa cosa, apro parentesi e chiudo parentesi sulla chiusura del rapporto di lavoro, perché non era tendenzialmente una situazione che il legislatore aveva diciamo previsto. Quindi prima si potevano chiudere solo se moriva il datore di lavoro o l'assistito, poi piano piano siamo riusciti a far capire che ci potevano essere anche altre situazioni. L'ultima cosa è la procedura complessa. La procedura, prima di tutto, una disparità, perché capite bene che chi magari è stato forse un po' più onesto, forse un po' più sincero, ha dichiarato di avere la lavoratrice al suo servizio da vari mesi ha dovuto pagare questi 156 euro. Chi magari è stato un po' più, tra virgolette, passatemi il termine, furbo, ad esempio questi 156 euro non l'ha pagato perché non ha dichiarato che il rapporto di lavoro era preesistente diciamo, al momento dell'inoltro della domanda di emersione. INPS ha mandato i contributi del 2021, peccato che non ha mandato i contributi del 2020. Quindi chi ad esempio ha dichiarato di avere una lavoratrice alle sue dipendenze da luglio 2020 si è visto recapitare a casa i bollettini dal primo trimestre
del 2021, peccato che il terzo e quarto trimestre del 2020 l'INPS non l'ha mandati. Quindi se si sono affidati ad un professionista, il professionista ovviamente ha sistemato la situazione previdenziale. Laddove non si sono affidati a nessuno, ci saranno due trimestri di buco che probabilmente scopriranno che non sono stati pagati al momento dell'appuntamento in prefettura, perché ovviamente non c'è modo, ecco, di sapere questa cosa se non affidandosi a un professionista. Quindi io penso, diciamo, non credo ci siano altre slide, perché ci dovrebbe essere quella, grazie per l'attenzione, spero di essere stata quanto più sintetica e quindi chiederei a Paolo Ricotti di attivare l'audio. Già fatto, buonasera. Eccoci. Buonasera Elena. Ciao Paolo, ciao e grazie davvero di essere... Sentite? Sì. Scusate, perché c'è un ragazzo, Rocco, che aveva fatto l'accesso adesso e stava aspettando. Ok, allora riprendiamo. Quindi appunto, grazie di essere qui, Paolo. Cominciamo intanto con una domanda, con una riflessione che mi veniva in mente, no? Cioè la differenza tra le intenzioni, no? L'abbiamo visto nella prima slide, tra le intenzioni del legislatore, l'annuncio, tutta la comunicazione sopra e poi la realtà. Quindi un'emersione che, diciamo, c'era stata comunicata essenzialmente diretta al lavoro agricolo, che poi di fatto diventa una regolarizzazione del rapporto di lavoro domestico. Cioè, secondo te era prevedibile? Cosa si può essere, diciamo, inceppato in questa situazione? Allora, premessa. Io penso che nelle ACLI si debba essere sempre molto franchi e molto schietti. Punto due, io tendenzialmente lo sono. Punto tre, so che voi qui siamo in Toscana ed è una caratteristica, no? Toscana, essere molto diretti e molto schietti, quindi andrò proprio giù, molto piatto, se posso. Quindi, se questa premessa mi è se questo atteggiamento mi è consentito, Elena, io non ti sento perché hai tolto il volume. Sì, ci sono. Okay. Sì, dicevo, quindi se posso, dico le cose esattamente come le penso. E allora, cosa si è inceppato? Nulla, penso che non si sia inceppato nulla. Penso che fosse ampiamente prevedibile quello che è successo. Semplicemente in questo paese, questo però è la mia, chiaramente è il mio punto di vista, ma insomma, possiamo discutere, insomma, in questo paese non si può fare un ragionamento sensato, chiaro, trasparente e oggettivo su tante cose, ma in particolare oggi parliamo del tema della migrazione. Allora, evidentemente è socialmente, politicamente, comunicativamente più accettabile dire che abbiamo bisogno di regolarizzare per un tempo limitato delle persone che vanno a lavorare tipo schiavi, diciamo così, nei campi, ma non possiamo dire neanche che vogliamo regolarizzare le persone che lavorano nelle nostre case accanto ai nostri anziani, perché sennò ci sarà sempre qualcuno, immagino, che dice: beh, ma questo lavoro qua perché non possono farlo gli italiani che hanno bisogno di lavoro, no? Questo credo che sia molto schiettamente. In Italia non si riesce a fare un ragionamento sereno sull'immigrazione, però in Italia la migrazione esiste. Purtroppo, poi vi spiego perché, esiste meno nell'ultimo anno, due anni rispetto a prima, ma purtroppo perché questo paese è arrivato al punto di non essere attrattivo neanche per le persone che arrivano dall'estero. Non lo è più per i nostri giovani, e questo è il reale punto su cui discutere. Ricordiamo che io ritengo che sia un problema molto più significativo il fatto che ci sono tanti giovani laureati, no? Più di 100.000 all'anno italiani che vanno all'estero, piuttosto che un numero di alcune decine di migliaia di stranieri che arrivano a lavorare da noi. Però in Italia questo ragionamento equilibrato e sereno sul fatto che abbiamo una necessità di lavoratori, di lavoratrici, e abbiamo necessità però poi anche di dare
delle condizioni in cui possono vivere queste persone, non si può fare. Allora, l'immersione che ciclicamente ogni tot anni viene portata in superficie, sempre con, appunto, con delle regole, Elena l'hai detto bene tu, sempre molto molto bizzarre, molto arzigogolate, consente di fare ogni tanto quello che a mio avviso, a nostro avviso, andrebbe fatto sempre, cioè creare un canale di ingresso in questo paese legale. Io, guardate, questo in termini politici, non capisco come si possa parlare di immigrazione clandestina. Parlare di immigrazione clandestina in Italia è tautologico. Non essendoci un canale di ingresso legale, di fatto, perché il sistema delle quote non funziona, la chiamata non funziona. Cioè, l'immigrazione in Italia è per definizione clandestina, no? Adesso la esagero un po', perché poi ci sono i ricongiungimenti familiari, queste cose qua. Per cui, non potendo essere messo sul piatto un'idea, appunto, la possibilità di entrare in questo paese per lavorare con un lavoro, ci sono persone che fanno questo, no? Dobbiamo inventarci ogni volta queste immersioni che poi tipicamente non sappiamo gestire. A me è capitato, io ho messo un po' dentro la testa, no? L'estate scorsa, anche in questa faccenda dell'immersione c'era bisogno di una mano, e quindi mi sono un po' occupato anch'io di questa immersione. Ho letto parecchie mail, ho fissato appuntamenti, ho parlato con persone che chiedevano di far emergere la persona che lavorava con loro. Non sapete quante volte mi è successo di dover dire a degli imprenditori di assumere come colf un loro dipendente, ovviamente in nero, perché non aveva le caratteristiche per essere assunto, non avendo permesso di soggiorno, e suggerire poi, in qualche maniera suggerire, raccomandare, non è che puoi dirlo così, poi, cioè, una volta che questa persona ha un permesso di soggiorno, ancorché come colf, no? Poi allora lì si potrà fare il passaggio e eventualmente con un permesso di soggiorno costruire poi un contratto di lavoro in un altro settore. Ma voi ditemi se è normale, no? Vivere in un paese dove c'è una persona che ha un lavoro, una casa e non può avere un permesso di soggiorno. Io la trovo una cosa del tutto inaccettabile, non so come dire, che poi causa una serie di problemi burocratici. Questo paese ha un problema con l'accettazione e la narrazione della migrazione. Peccato che accanto a noi ci sono più o meno, cioè ci sono milioni di persone che vivono in questo paese, che ormai sono parte integrante di questo paese. I ragazzi, le nuove generazioni, l'hanno già capito, non solo, e arriviamo al punto anche un po' di oggi. Il lavoro domestico, il lavoro domestico ce lo insegna. I nostri anziani che vivono in casa, molto spesso hanno più familiarità ormai con delle persone che arrivano da un altro paese, no? Che con noi, perché vivono tutto il giorno ormai in una condizione nuova, per cui la loro casa, il loro paese, il loro quartiere è diventato un luogo dove convivono con persone con culture differenti. Hanno imparato, i nostri anziani, a consumare dei pasti, no? Con persone cucinati ad apprezzarli anche, non sempre ma spesso, provenienti da culture differenti, e invece in questo paese gli anziani ce l'hanno fatta, ma la politica no. Io mi chiedo se vi sembra una cosa normale, no? Allora, il lavoro domestico ci insegna questo, ci insegna che ormai il tema della migrazione, i migranti sono qualcosa di radicato in questo paese, ma noi non ne possiamo mai parlare serenamente. Devono sempre essere vissuti da una parte come un problema, e quindi una cosa transitoria, ok, che poi finirà, ma non sarà così, e dall'altra vengono, e questa è una critica a noi, vengono percepiti come qualcuno che va accolto. Io quando sono molto critico nei confronti anche nostri, no? Quando facciamo tutte queste campagne di
di accoglienza. L'accoglienza a me non piace come concetto, perché in qualche maniera marca sempre una differenza, no? Tra me che accolgo e tu che sei la persona da accogliere. Dobbiamo parlare probabilmente di costruire un rapporto, no? Un rapporto tra persone che vivono sullo stesso territorio, che vivono, che hanno a cuore lo sviluppo dei loro sogni, la risposta ai loro bisogni e lo sviluppo del territorio in cui vivono. Questo io credo che sia la sfida. E il lavoro domestico, paradossalmente, nella sua quotidianità, nella sua ferialità, ci insegna questo, che ormai il tema della migrazione è un tema che non vede più un noi o un loro, ma vede una costruzione. Io cito sempre su questo, sull'atteggiamento nei confronti di chi migra. Io cito sempre, che si deve imparare un po' da tutti, no? La differenza tra la nostra cultura e quella, non parlo neanche d'Italia, ma parlo d'Europa, poi l'Italia è un caso a sé che peggiora un po' la situazione, e quella per esempio statunitense. Negli Stati Uniti, quando una persona, ed è possibile, molto possibile, arriva ad avere la cittadinanza, la prima cosa che fa è andare a, adesso non tutti, ma insomma spesso, a New York, alla statua della libertà, perché è un simbolo, perché si riconosce in una storia, che è una storia fatta di un paese che è ispirato alla possibilità, poi ci sono tanti problemi, non è che voglio semplificare, però giusto per capire, che è ispirata alla possibilità di coltivare un sogno e di essere parte di una storia. Da noi, una persona che vive l'esperienza della migrazione, la prima domanda che noi gli facciamo non è dove vuoi andare, ma è da dove vieni. Cioè, facendo così, è come essere in macchina, in autostrada, e continuare a guardare nello specchietto retrovisore. Ogni tanto va bene, ci mancherebbe, ma se andiamo nello specchietto retrovisore non andiamo da nessuna parte, cioè non si ha l'idea della rotta, no? Ecco, sulla migrazione io vedo questo, e per tornare alla riflessione di prima, non si è inceppato nulla. Cioè, l'idea era proprio quella di passare sotto traccia un tema che però è un, non so come dire, è un... È un elefante in una stanza, e che bisognerebbe affrontare per quello che è. Non so se mi sono spiegato, se sono andato fuori. Sì, perfettamente, perfettamente. Infatti, a proposito, diciamo, di elefanti e di cose che sono abbastanza ingombranti, peraltro, insomma, su un tema che penso la pensiamo anche per averla vissuta anche un po' sulla nostra pelle insieme, è l'interlocutore burocrazia, quindi la difficoltà di gestire. Facciamo una legge, magari con annesso conferenza stampa, titoli, poi deve partire la macchina e la macchina non parte, cioè al di là, diciamo, dell'annuncio. Poi bisogna gestire, e nel momento di gestire poi ci troviamo in una selva. Peraltro, insomma, io un pochino di diritto amministrativo me lo ricordo ancora, e qui si è proprio avuto diciamo, la sensazione che tutto l'iter amministrativo in alcune parti sia stato proprio costruito man mano che arrivava il problema, quindi con probabilmente anche una pianificazione a monte che o non è stata fatta o è stata fatta in maniera superficiale, o non conoscendo effettivamente qual era l'effettivo impatto magari su una cosa come il lavoro domestico, che è diciamo, un tema anche abbastanza complesso. Elena, posso dire una cosa, che non ho scritto niente io, non ho scritto. Posso chiedere? Luigino, in fondo diciamo, alla riunione, poi diamo lo spazio per gli interventi. Va bene. Vai Paolo. Sì, velocemente su questo, che poi non voglio sentire anche poi, appunto, giustamente le richieste. Ma allora, sicuramente c'è un problema, vabbè, un po' l'ho detto prima, no? C'è un problema di volontà di non affrontare una serie di cose, ma poi c'è un problema di, anche io credo nella burocrazia, proprio di incompetenza, no? L'abbiamo visto, cioè ti ricordi, no, quante volte arrivava
arrivavano le informazioni, no? Queste famose FAQ che continuavano a essere aggiornate, cioè in base alla realtà che bussava dalla porta, ma la realtà sembra quasi che, no, appunto, non, il tema della realtà non se lo fossero posto prima, no? Ma questo anche per quanto riguarda quello che è successo dopo, cioè un anno e mezzo, e non siamo neanche al 30%, cioè voglio dire, io vorrei capire, no? Se io metto in piedi un servizio, mi immagino, mi figuro cosa possa arrivare e in quanto tempo posso gestirla. Appunto, tu l'hai detto prima, cioè con il ritmo che dicevi prima, appunto, sulla prefettura di Milano ci vogliono circa 23-24 anni per smaltire, ok? Voglio dire, è possibile che uno stato civile non pianifichi, cioè abbia dei tempi di reazione, perché, cioè, questo è il dato di realtà. Allora, la burocrazia sicuramente non era preparata, sicuramente non è completamente impreparata, lascia spazio all'interpretazione, e l'interpretazione lascia spazio, quindi non ho certezza del diritto, e l'interpretazione, l'ha detto prima, no? Anche nell'introduzione, le poste che non riconoscono, il sindaco che non rilascia l'idoneità abitativa, il vaccino che viene fatto o non fatto, sempre si alimenta l'idea che è piuttosto radicata in noi, in Italia, e purtroppo si radica anche giustamente nelle persone che vengono qua, che qui non c'è una legge, ma c'è appunto l'interpretazione. L'interpretazione porta al tema del privilegio, quindi alla legge privata. Io interpreto, quindi in quanto mi è possibile interpretare, posso porre di fatto di nuovo la legge, il privilegio, no? Cioè, quindi esprimo con la legge o con l'interpretazione della legge il mio potere, ma il privilegio apre la porta all'illegalità. E il cerchio si chiude, perché poi alla fine l'immersione era il tentativo di tirare fuori dall'illegalità e dal lavoro nero tante persone, ma in realtà quello che è successo è che queste persone le abbiamo ripiombate in una situazione ancora peggiore di prima, no? Perché adesso sono ingabbiate in una situazione che neanche loro capiscono, e sono in una situazione in cui hanno trascinato il più delle volte anche i loro datori di lavoro, che non hanno capito se sono datori di lavoro oppure no, ancora. Questo è terribile. La cosa bella, ecco, è che, se vogliamo, di una versione del genere, è che, appunto, in questo gioco di ruolo terribile, appunto, abbiamo legato insieme la badante con il badato, la famiglia con la colf, in una situazione assurda in cui i migranti che vengono da noi sono abituati a vivere, e ora in questa situazione siamo trascinati pure noi con le nostre famiglie. Ecco. Sì, a me veniva a mente anche quello che possiamo fare magari con le nostre associazioni, perché con le nostre associazioni, ad esempio, potremmo creare degli spazi a disposizione, potremmo creare anche nei nostri circoli dei luoghi a disposizione per le lavoratrici domestiche, che magari sono un po' più accoglienti delle panchine, dei parchi pubblici, quando vediamo magari in Lombardia il sabato, in Toscana il giovedì, più o meno il giorno libero infrasettimanale. Ho visto che, insomma, varia da regione a regione, comunque a un certo punto c'è, e provare anche a trovare dei luoghi di aggregazione, ecco, per queste persone, e provando magari anche a metterle in rete con quello che sono magari i promotori sociali del patronato e quello e l'attività che fa il patronato, perché spesso queste persone magari si trovano un po' in un limbo, in una situazione che non hanno ben chiara, e la possibilità di sapere, ecco, che c'è un punto dove si forniscono informazioni e dove, se serve, ecco, c'è anche una mano che si dà anche in maniera molto professionale. Per ritornare a quello che dicevamo prima, potrebbe anche essere un'attività che noi proviamo a sviluppare all'interno anche dell'associazione, perché di fatto nel lavoro domestico è un po' un incontro tra fragilità, cioè usciamo
chi lavora su questo, diciamo, in questo campo sa che non è che tutti i datori di lavoro sono diciamo dei piccoli dittatori, ma spesso ci si trova magari anche in situazioni dove o la parte debole è il datore di lavoro, a volte la parte debole è la lavoratrice, nella gran parte dei casi oggettivamente è un rapporto dove i ruoli sono abbastanza chiari e comunque c'è anche il rispetto, no, per, diciamo, per i singoli ruoli, però di fatto è un incontro tra fragilità, proprio anche per il fatto che sono previste alcune forme di gestione, ovviamente c'è un contratto collettivo nazionale, tutta una serie di adempimenti, ma di qua non abbiamo un datore di lavoro, tra virgolette, impresa, che quindi ha competenze e consulenti che lo prendono in carico, è un rapporto di lavoro che, se uno volesse, potrebbe anche gestire in totale autonomia. Quindi su questo incontro di fragilità il patronato come si colloca, come ci sta? Sì, beh, hai già detto tanto, in effetti, perché questo tema dell'incontro della fragilità io personalmente ci credo molto, no? E il patronato può prendersi cura proprio di questo incontro e prendersi cura non tanto del contratto, ma proprio del rapporto che si crea, che si viene a creare, del rapporto di lavoro che si viene a creare, che vuol dire prendersi cura di entrambe le parti, non solo del rapporto e di entrambe le parti. Quindi sicuramente i diritti e io dico sempre anche i sogni, no, delle persone, sia da una parte che dall'altra. In questo caso, a me devo dire che colpisce molto e mi ha sempre molto affascinato, da quando l'ho conosciuto, il mondo del lavoro domestico. Perché? Perché da una parte hai la possibilità di capire ed entrare in punta di piedi, ma insomma nella dinamica della famiglia, proprio nella propria dimensione più di bisogno, no? E quindi è una grande opportunità per noi come patronato poterlo fare e poter essere chiaramente in punta di piedi d'aiuto nei confronti della famiglia su questo rapporto di lavoro, ma poi vi assicuro anche su tutto il resto. Dall'altra, appunto, lo hai ben detto, c'è l'opportunità di entrare in contatto con tutto il mondo delle lavoratrici, segnatamente poi anche qualche lavoratore, ma insomma specificamente le lavoratrici, per cui noi abbiamo una gamma da una parte di servizi, ma dall'altra abbiamo anche la possibilità di offrire degli spazi, per quello parlavo ancora una volta dei sogni, degli spazi che possono essere associativi, degli spazi che possono essere di crescita professionale, con la formazione, degli spazi che possono essere anche di professionalizzazione, quindi di costruzione magari di percorsi, di piccoli percorsi di autoimprenditoria o di imprenditoria cooperativa. Noi questa parte qua, secondo me, va assolutamente pensata, centrata e sviluppata, anche solo partendo dalle necessità delle persone. Quello che Elena diceva prima, io ci credo molto, no? Cioè, mentre la settimana scorsa, fuori l'altro, abbiamo incontrato il ministro del lavoro moldavo e gli abbiamo offerto questo tipo di collaborazione, per esempio. Loro ci tenevano, hanno molto a cuore il tema della diaspora, e qui ci sono parecchie decine di migliaia di, sostanzialmente, di donne moldave. Noi abbiamo offerto un po' questo, no? La possibilità di trovare noi non solamente la cura del rapporto di lavoro, ma anche degli spazi in cui esprimere la propria personalità. Ecco, su questo un consiglio: offriamo spazi e non soluzioni, perché io sono sempre un po' scettico quando, no, si dice, la gente dice, no, abbiamo offerto di fare il corso italiano, e tutto bene, poi abbiamo fatto di fare una festa, non sono venuto, ma perché magari non volevano fare una festa con noi. Magari a noi chiedevano altro, ma chiedete sempre, offrite spazi e chiedete sempre quello che sono le necessità delle persone. Poi insieme magari si arriverà anche, no, al bisogno di aggregazione, però
poniamoci sempre l'obiettivo di vedere le persone non come, solo come portatori di bisogni. Quando partiamo dalla pratica, e quando partiamo dall'aiuto, è sempre una bella cosa, poi evangelicamente, ma proviamo a vedere appunto i sogni delle persone, le potenzialità che portano, e secondo me scopriremo cose estremamente interessanti. E il bello del patronato è che io sto scoprendo giorno per giorno è proprio questo, perché partendo dalla necessità si costruisce un percorso insieme. Il patronato è io faccio sempre più fatica a distinguere il lavoro del patronato da quello delle ACLI, no? Perché è talmente innervato, non so, il rapporto che appunto si fa veramente. Quindi questo pezzo qua secondo me è assolutamente fondamentale, interpretare non solo i bisogni ma anche essere capaci di alimentare e di far esprimere anche i sogni delle persone che incontriamo. Bene, anche perché appunto il patronato è un osservatorio abbastanza privilegiato, perché insomma gestisce, aiuta, ecco, moltissime famiglie. Il dato, ecco, ricordamelo te, quanti rapporti di lavoro gestite come patronato. Perdonami, Elena, ho un problemino, nel senso, perché quando mi è arrivata una telefonata, scusa tecnico, quando parte la telefonata in auricolare va al telefono, quindi non ho sentito la domanda, scusami. No, dicevo appunto che era, diciamo, la chiosa, così cioè, passiamo anche alle domande se ci sono. Il patronato è effettivamente un osservatorio autorevole da questo punto di vista, perché eccomi, non ricordo il numero, ma so che gestite tantissimi rapporti di lavoro domestico su scala nazionale. Quindi non, il dato lo sai te, io non lo ricordo onestamente. Quanti rapporti di lavoro gestite come patronato? Sono più di 20.000 come patronato, quindi 25.000 credo che sia una roba del genere. Quindi è un bello osservatorio, quindi tante storie per chiudere, no? Come diceva una canzone, no? Si tratta di storie di donne e di uomini, quindi noi spesso, anche per essere più professionali, guardiamo la fattispecie giuridica, guardiamo le carte, guardiamo gli adempimenti, guardiamo il procedimento, perché diciamo, se oggettivizziamo la cosa, riusciamo a essere dei consulenti e degli accompagnatori più efficienti. Però dobbiamo, ecco, con questo insomma apro a chi vuole fare qualche domanda, dobbiamo comunque poi sempre aver presente che tutto questo poi si basa su storie di donne e di uomini che comunque stanno con noi e ci aiutano a fare comunque un pezzo di strada. Quindi io intanto ringrazio Paolo per le riflessioni che ha condiviso con noi oggi, e poi ecco, possibilmente senza, diciamo, sovrapporsi e diciamo pregandovi della brevità, se c'è qualcuno che ha voglia di fare qualche domanda, abbiamo un quarto d'ora, quindi non so se c'è qualcuno che si è prenotato in chat. Ho paura della domanda a Giuseppe perché è preparatissimo. No, non preoccuparti, mi sentite innanzitutto? Sì. Ecco, dunque, io volevo soltanto portare una piccola riflessione al discorso che è stato fatto, e cioè, come sempre purtroppo, e qui rientra il nostro ruolo dal punto di vista sia di realtà che agisce sul territorio, che fa del bene attraverso, passatemi il termine, degli atti concreti, cioè delle pratiche, ma anche, come diceva anche Paolo, la funzione sempre più innervata di politica che deve fare anche il patronato, il fatto che ancora una volta un'emersione, che poi era meglio fare una sanatoria, cioè sanare chiunque c'era sul territorio, salvo poi togliere il permesso di soggiorno se c'erano reati o altre situazioni, tenuto conto anche se c'erano emergenze tipo sanitarie. Ancora una volta l'emersione sta finendo in mano agli avvocati, a noi avvocati purtroppo, perché i tempi sono lunghi, i diritti vengono negati, e per qualsiasi piccola problematica o per qualsiasi piccola non corrispondenza alla interpretazione fatta dalla circolare
ministeriale, le poche pratiche che sono esaminate, 5 al giorno Milano, ma 5 al giorno sono anche Roma, 5 al giorno sono anche Firenze, spesso vengono archiviate a volte in modo davvero, potrei dire, pretestuoso, non tenendo conto che alla base comunque ci sono delle persone che hanno dei diritti e o comunque sono in attesa di versi riconosciuti dei diritti, che alla base hanno l'aver svolto, almeno laddove è vero, un'attività lavorativa. Questo per dire che cosa? Che forse dovremmo fare tesoro della nostra esperienza di realtà che tutti i giorni agisce, che di emersioni e sanatorie ha fatte tante, per fare sempre più pressione politica e far sì che un'ipotetica futura, perché sarà ancora necessaria normativa, risolva il problema. Faccio un esempio, una riflessione che insomma è stata fatta anche a livello nostro, a livello di patronato nazionale, credo che Paolo ne sia anche al corrente. Adesso avrebbe senso che il legislatore chiudesse con un atto veloce tutti questi rapporti sospesi, dicendo: io vi do il permesso di soggiorno, vi do la possibilità di lavorare per un anno e mezzo, 2 anni, e vengo a verificare poi in modo efficiente ed efficace se davvero ne avete bisogno, se davvero c'erano i requisiti, se davvero non c'erano elementi ostativi, perché ancora una volta teniamo in ostaggio lavoratori e famiglie o imprese per una burocratizzazione che alla fine è una politicizzazione dell'immigrazione, che non fa bene né al paese, né ai lavoratori e nemmeno agli stranieri. Mi fermo qui. Grazie, grazie Giuseppe. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Luigino, volevi dire... No, io volevo dire due cose velocissime, perché voglio dire, c'è da tener conto di due cose, secondo me. La prima riguarda il discorso, io volevo sapere se era se prima di fare queste leggi, no, qualcuno dal governo, dalle commissioni parlamentari, da non so chi, si è degnato di chiedere a chi lavora sul campo che cosa bisogna fare, come bisogna farlo, quali sono le cose da mettere in campo. Secondo, e questo secondo me è importante, io mi sono trovato a dirlo anche a determinati politici, però il livello dei politici oggi è quello dell'altro giorno sul decreto ZA, comunque la pensiamo, lì è stata veramente una pagina nera. E l'altro discorso, la mancanza del personale, no? La mancanza del personale nelle prefetture. Ma e questa è un'altra cosa che è veramente vergognosa, ma non si potevano predisporre anticipatamente dei corsi, qualcosa di formazione per questa gente che prende il reddito di cittadinanza, visto che le cose ce le dobbiamo dire come alla Toscana? Ecco, io le voglio dire in questa maniera: ci sono tante persone a spasso che non fanno niente, noi teniamo bloccate certe situazioni per anni, poi facciamo pagare ai poveri cristi che hanno bisogno del badante o della badante tutta quella serie di contributi e di balzelli che veramente sono vergognosi, perché molto spesso chi tiene una badante non ha tantissimi soldi a disposizione, e siccome io ho avuto delle esperienze, perché sono stato anche presidente di un centro anziani, mi rendo perfettamente conto che tante persone anziane non hanno veramente tante disponibilità per potersi permettere tanti balzelli. Grazie. Bene, grazie Luigino. C'è qualcun altro? Se no diamo lo spazio a Paolo per le ultime sottolineature e ci congediamo. Bene, Paolo, siamo in chiusura. Sì, sì, no, ma ultime riflessioni. 3 minuti proprio. Allora, io concordo, Giuseppe lo ha già detto bene prima, io la vedo esattamente così, cioè la nostra proposta è quella appunto che a questo punto si vada a, per quanti appunto ancora, per i casi non ancora esaminati, come ho visto sono la stragrande maggioranza, la proposta è quella che ci sia un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poi un anno e mezzo, non dico 6 mesi perché vabbè, poi complicherebbe un po' le cose, dopodiché se le persone trovano, e sono sicuro che per la maggior parte sarà così, un rapporto di lavoro in quel periodo, il permesso si converte in permesso di lavoro. Io credo che questa sia una proposta, non solo una proposta sensata,
ma io credo che sia, non so come dire, il minimo che uno Stato deve fare, perché, cioè, io questo lo dico in maniera molto chiara, non solo siamo di fronte a uno Stato completamente inefficiente, cioè che non è in grado di mantenere le promesse che ha fatto, cioè far emergere delle persone che vogliono emergere, quindi vogliono cominciare a essere in grado di avere un lavoro, di mantenersi, di pagare le tasse, ma è uno Stato che ha millantato, e uso non a caso questa parola, millantato la possibilità di regolarizzare e ha chiesto soldi, ha chiesto 500 euro alle famiglie, poi sappiamo che a volte non erano solo le famiglie che mettevano i soldi, ma comunque ha chiesto 500 euro per un lavoro che non ha saputo fare in un anno e mezzo. Questo lo trovo, io non ho difficoltà a definire questo un furto, non è un'altra cosa, perché se tu mi chiedi 500 euro per un lavoro che tu non fai per un anno e mezzo, normalmente ti faccio causa, poi chiamate un idraulico che vi chiede dammi 500 euro, poi arrivo, e passa un anno e mezzo, che cosa fate voi? Gli fate causa, ma è normale, questo è un furto, non è altro. Allora, questo bisogna dirlo. Poi, non sono solo i 500 euro, ma poi sono anche, non quello che diceva Elena prima, e poi appunto nella non chiarezza c'è, cioè chi è stato più ligio ha pagato 750 euro in più, e anche qui, ma di cosa stiamo parlando esattamente? No? Uno Stato così, secondo me, non ha diritto neanche di porre il tema, deve solo chiedere scusa alle persone che hanno creduto, sbagliando, che fossimo in un paese con uno Stato serio. Ah, deve chiedere scusa alle famiglie e ai lavoratori. Questo io davvero non ho, cioè, non vorrei dire meno di questo, ok? Io penso che la domanda di Regino fosse retorica, no? Cioè, che nel senso, credo, cioè, che sempre lo Stato di cui, cioè, chiedere a degli esperti prima come poteva funzionare, cioè, era retorica la domanda, vero? Cioè, nel senso, certo che non l'hanno fatto, nel senso. Figurarsi, cioè, era retorica, sì, era retorica. Certo, non lo chiedono mai, per cui. Ma infatti, figurarsi, e poi si vede cosa è successo, non era difficile, certo, adesso non dico di chiedere a noi perché ci mancherebbe, però vuol dire chiunque sa, ma bastava avere, cioè non so come dire, chiunque sa che un rapporto di lavoro domestico dura mediamente 6 mesi, ma non dico chi lavora, no, come noi nel campo, ma chi ha avuto esperienza di una badante per un genitore, per un parente, lo sa che un rapporto domestico dura in media quel tempo lì. Noi poi ci auguriamo sempre per i nostri parenti che duri di più, ma la media è quella. Allora, se tu metti in campo un processo che dura più di 6 mesi, sai già in partenza, no, che è un processo che non avrà un senso, tipo, che porterà degli altri problemi. Allora, è chiaro, evidente che qui il processo è stato messo in campo senza, da una parte senza chiedere, ma dall'altra senza considerare minimamente l'impatto di questo processo, né appunto la fase prima né la fase dopo. Cioè, si potevano trovare delle persone, si poteva, delle persone in più, di cittadinanza, non di cittadinanza, in navigator, quello che volete, no? Certo che si poteva, non era difficile, perché poi alla fine, cioè, prendere in mano se fosse chiaro, no? Prendere in mano le carte e dire questa persona rispetta tutto quello che ci siamo detti, ti metto un timbro, non è che ci vuole, non so come dire, no? Un genio, no, stavo per fare una battuta, però non so, perché poi, cioè, vedete poi dove va, insomma, non è che spesso neanche nelle prefetture, insomma, non è proprio un luogo dove ci sono solo geni, insomma, diciamo così, per cui era già pensato dall'inizio così, non è stato fatto, ma 5, appunto, anche lì, io non sapevo questo numero 5 ricorresse anche in altre prefetture. Questo, sinceramente, Occhio e Croce mi conferma che non è un problema di organizzazione, ma è un problema di politica, evidentemente. Cioè, la politica è facciamo le 5 al giorno, no? E tiriamola lunga, no? È evidente che il tema è questo qui. Soluzioni ce ne sarebbero state milioni, non voglio neanche suggerire quale, ma non, forse non è stata neanche questa, cioè l'idea non era questa. Viviamo in un paese, come dico, che preferisce tenere delle persone l'illegalità piuttosto che coltivare la cultura della legalità. Ecco, tutto qui. Bene, quindi siamo stati nei tempi, questa è una cosa che non è, diciamo, ricorrente nelle altre, quindi ci facciamo anche tutti i complimenti.
E quindi io ringrazio prima di tutto Paolo per essere stato ancora una volta con noi, per la sua schiettezza, e ringrazio tutti voi che oggi vi siete collegati, avete dedicato un'oretta del vostro tempo a mettere testa su una delle tante cose che magari ogni tanto leggiamo distrattamente sui giornali, ma che ci riguardano molto da vicino, più di quanto magari a volte pensiamo. E vi do l'appuntamento, chi vorrà, tra un mesetto circa, e parleremo dell'assegno unico. Quindi grazie veramente a tutti di essere stati con noi. Grazie, ciao a tutti.